e ci rende partecipi di attivi della, della vita dell'Europa. Io chiudo la, la tavola di discussione, in cui è inutile riassumere tutto quello che si è detto perché mi sembra stato ben spiegato dai relatori, e do subito, anche per rimanere nei tempi, la parola alla dottoressa Maria Senatore, la quale è appunto anche lei una bibliotecaria presso il Centro Bibliotecario di Ateneo dell'Università di Salerno, ma è la referente, la responsabile, anzi documentalista del Centro di Documentazione Europea dell'Università di Salerno, che è proprio ospitato dentro la biblioteca. E la dottoressa Senatore ci farà la presentazione della piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. A lei la parola, dottoressa. Buongiorno a tutti, vi ringrazio Paola della presentazione e ringrazio tutti gli organizzatori per aver collaborato con me all'organizzazione di questo evento. Allora, questo è il secondo incontro previsto e organizzato in seno alla conferenza sul futuro dell'Europa. L'altro si è tenuto il 21 giugno. Abbiamo dato molto spazio alla presentazione dettagliata della conferenza sul futuro dell'Europa e vi invito a, perché oggi abbiamo poco tempo per presentarla, quindi diciamo che per grandi linee delineerò l'uso di questa piattaforma, ma vi invito a visitare, adesso condivido lo schermo, a visitare il Centro di Documentazione Europea e la pagina dell'Osservatorio Giovanni Onisa, dove troverete le slide dell'evento. Ecco qua. Allora, la pagina del Centro di Documentazione Europea si trova all'interno, questo è il portale della biblioteca, si trova sotto la voce il Centro di Documentazione Europea. Abbiamo previsto una sezione che si chiama Per saperne di più, abbiamo dedicato proprio una sezione alla conferenza sul futuro dell'Europa. Qui trovate le slide dell'evento del 21 giugno. Poi le trovate anche sulla pagina dell'osservatorio col quale collaboriamo dal 2011, in effetti. Il CDE collabora con l'osservatorio dal 2011. Di solito per gli anni europei, ma anche per la notte dei ricercatori abbiamo collaborato negli anni e quindi è un rapporto ben consolidato. Ecco, qui trovate tutto l'evento, trovate il report dell'evento del 21, il video e le slide che vi inviano al sito del CDE. Oggi non vi mostrerò le slide perché abbiamo poco tempo, quindi andiamo direttamente sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Allora, eccola qua, la trovate da qualsiasi motore di ricerca, adesso lo scrivo, conferenza è il primo link. Allora, come nasce questa piattaforma, come nasce la conferenza sul futuro dell'Europa? La conferenza sul futuro dell'Europa è un evento previsto già nel 2020, è stato ritardato per via dell'epidemia da Covid-19 e il lancio ufficiale c'è stato il 9 maggio 2021 con la festa dell'Europa e la piattaforma invece nell'aprile del 2021. Che cosa vi mette a disposizione questa piattaforma? Prima di tutto avete modo di consultare questa pagina senza autenticarvi, quindi vedere gli argomenti di discussione, tra i quali ovviamente c'è anche l'argomento di cui abbiamo parlato oggi, il cambiamento climatico e ambiente, poi ci sono altri 9 argomenti, tra i quali salute, un'economia più forte, l'Unione Europea nel mondo e tutti questi che vedete in elenco. Nell'ultimo argomento, nell'ultima sezione, c'è altre idee, qui si andranno a leggere, quindi a consultare, ma anche a condividere, quindi a creare, delle proposte, delle idee che non possono essere espresse in altre sezioni. Potete vedere gli eventi organizzati per la conferenza sul futuro dell'Europa, che ripeto non è un evento ma un momento partecipativo agli eventi e quindi
al momento di un esercizio di democrazia dal basso, soprattutto che riguarda tutti i paesi dell'Unione Europea. Allora, in questa mappa se andate ad ingrandire, ovviamente la sezione relativa all'Italia, trovate anche l'evento che stiamo svolgendo oggi. Eccolo qua, questo è quello di Cava, ingrandiamo ancora di più. Il nostro evento che abbiamo creato proprio nella sessione del 21, che è stato un momento formativo e abbiamo creato in quell'occasione anche l'evento che sta svolgendo oggi. Alla fine di questa giornata o nei prossimi giorni chiuderemo l'evento e inseriremo tutte le idee, tutte le proposte che verranno fuori e che sono venute fuori dal dibattito prima del mio intervento e dal dibattito dopo il mio intervento. Allora, per quanto quindi potrete partecipare attivamente su questa piattaforma inserendo il vostro contributo o il vostro evento. Lo potrete fare solamente autenticandovi, perché per consultare non sarà necessaria l'autenticazione, ma per contribuire attivamente, ed è questo lo scopo principale di questa piattaforma, che rimarrà aperta e consultabile e consultabile in modo interattivo fino a giugno dell'anno prossimo, quindi fino a giugno del 2022, quando si concluderà la conferenza sul futuro dell'Europa. L'autenticazione avviene non su questa piattaforma, ma sul sito EU-Login. Poi nelle slide che andrete a recuperare dal CDE o dall'osservatorio CPG, trovate tutte le indicazioni. Ecco, si crea da qui l'account e con questo account, che è creato ovviamente in modo totalmente free, avrete accesso in questo momento alla conferenza sul futuro dell'Europa, quindi alla piattaforma che abbiamo visto adesso, ma anche tutti i servizi dell'Unione Europea che trovate sul portale dell'Unione Europea. Quindi sono delle credenziali uniche di accesso a tutto il portale dell'Unione Europea e in questo caso alla piattaforma sul futuro dell'Europa. Allora, andiamo a vedere nella prima sezione, a proposito della conferenza, trovate tutte le modalità per partecipare, poi come si organizza un evento, ma la cosa più importante è vedere, prima di tutto, la carta dei principi, cioè questo codice etico da rispettare per poter partecipare in modo attivo. La piattaforma prevede un moderatore. Il moderatore potrà eliminare i contributi che vengono meno ai valori europei sanciti nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, quindi qualora i contenuti fossero illegali, incitassero all'odio, fossero falsi, fuorvianti, sicuramente saranno nell'immediato ritirati o comunque ci sarà un'email per confrontarsi e poi se non si arriva ad una soluzione i contributi verranno ritirati. Il codice etico deve essere rispettato sia dal singolo cittadino, sia anche da chi organizza l'evento. I quattro elementi costitutivi della conferenza sono la piattaforma, che è il cuore pulsante, perché attraverso di essa il singolo cittadino, il comune cittadino, che di solito è lontano dalle tematiche europee, è lontano dall'Europa, può esprimere la propria idea, può proporre una propria idea sugli argomenti che abbiamo visto qui elencati, quindi dar voce ad una sua proposta. Poi l'altro elemento sono gli eventi, come quello che stiamo organizzando noi online. Gli eventi sono online o sono anche in presenza o in forma mista. Poi ci sono i panel dei cittadini. Adesso andiamo a vedere, è buono che vediamo dove trovare tutte le informazioni. Ci sono i panel europei dei cittadini, c'è una selezione di ben 800 cittadini fatta in modo casuale, quindi c'è una telefonata che arriva al cittadino, la proposta di poter partecipare, di voler e se vuole di partecipare ai panel europei. I panel europei in effetti discutono le stesse tematiche che trovate su questa piattaforma e quindi tengono anche conto del contributo che noi andiamo ad inserire e lo portano in discussione alla sessione plenaria della conferenza. Vi faccio vedere una cronologia di tutta la conferenza sul futuro dell'Europa.
Vedete, ci sono 4 panel dei cittadini. In questi panel dei cittadini ci sono 800 cittadini, 200 per ogni panel, e un terzo o tre terzi, un terzo di ogni panel è costituito da giovani dai 16 ai 25 anni, perché l'interesse maggiore della conferenza è proprio rivolto a questi giovani e costruire l'Europa che essi desiderano. Poi, i 4 panel, ci sono le date per questi panel e per le conferenze. La prima conferenza si è già tenuta il 19 giugno, era liberamente, si poteva seguire liberamente online, e era possibile ascoltare e quindi seguire nella propria lingua madre. Questa è un'altra caratteristica di questa piattaforma, cioè quello di poter consultare gli argomenti e discutere con tutti i cittadini di tutti i paesi dell'Unione Europea nella propria lingua e di capire la lingua degli altri, perché c'è una traduzione simultanea nelle 24 lingue dell'Unione Europea. Quindi se io per esempio voglio vedere quali sono le proposte relativamente all'argomento di oggi, che è il cambiamento climatico e ambiente, posso fare una ricerca, ecco, vediamo, una ricerca del questo è l'argomento, poi c'è spiegato che cosa tratta l'argomento, le sottocategorie dell'argomento, e posso andare a vedere degli approfondimenti, posso vedere gli eventi, e se per esempio questo evento, che ovviamente non è in lingua italiana, mi interessa vedere, probabilmente è stato già svolto questo evento, andiamo a vedere proprio gli argomenti, è più semplice. Gli eventi, quando vengono chiusi, c'è un'altra strada per consultarli. Allora, in questo caso, ecco, posso vedere le idee, posso vedere quali sono le proposte, le idee inserite di recente, quelle con più sostenitori, quelle più commentate, quelle più seguite. Allora, costruire una buona idea, avere un gran seguito è un buon punto di partenza per fare in modo che la propria proposta venga presa in considerazione nei panel europei e poi discussa nelle sessioni plenarie, perché lo scopo di questa piattaforma è rendere, quindi dare voce al comune cittadino per poter cambiare l'Europa secondo le tematiche che vengono discusse. Quindi in quella che sarà l'ultima sessione plenaria, che è prevista ovviamente il prossimo anno, si terrà conto di tutto quello che è su questa piattaforma e tutto quello che viene discusso dai panel, viene discusso nelle sessioni plenarie, lo troverete su questa piattaforma. E in quanto per questo aspetto, in effetti, si definisce come piattaforma trasparente, perché qui trovate tutto quello che interessa alla conferenza. Allora, io penso che può bastare per la conferenza, anche perché io ho un approfondimento alla pagina dedicata e diamo spazio ai giovani. Voglio soltanto, ecco, dire una cosa riguardo al centro Europe Direct, che è stato costituito da poco tempo. Bene, sono molto contenta che c'è di nuovo lo Europe Direct a Salerno, e voglio fare una distinzione tra le attività di cui si occupa lo Europe Direct e le attività di cui si occupa il Centro di Documentazione Europea. Il Centro di Documentazione Europea è una biblioteca dell'Unione Europea sul territorio, e quindi, essendo una biblioteca, il compito del documentalista del CDE è proprio quello di guidare all'uso delle risorse, come per esempio ho fatto stamattina e come in genere facciamo quotidianamente. Quindi lo Europe Direct per iniziative in comune e anche un po' per la distinzione delle due finalità. Vi ringrazio e lascio la voce a Paola e ai giovani. Allora, grazie dottoressa Senatore, invito tutti primo a vedere
dell'evento registrato del 21 giugno, dove capirete benissimo come iscriversi a questa piattaforma dell'Europa, che è uno strumento molto bello. Voi ragazzi siete molto abituati a vivere social, questa è veramente una bellissima realtà, per cui fino io che sono una boomer mi ci sono ritrovata bene, mi sono iscritta, mi sono registrata, ogni tanto me la apro, me la guardo e magari la caricherò anche dei miei contenuti. E ringrazio anche per la differenza che lei ha spiegato tra Centro di Documentazione Europea e Europe Direct di Salerno, questo è utile anche per capire meglio quali sono i tipi di servizi di necessità che potete soddisfare utilizzando queste due istituzioni. E vi dico una metafora di questo che sta facendo l'Europa. Quando studiavo diritto all'Unione Europea, un professore fece un paragone molto bello su quello che cos'è l'Unione Europea. Disse: l'Unione Europea è come un calabrone, ha il corpo grosso, le ali corte, ma riesce a volare. Penso che anche con questa piattaforma faremo volare l'Europa sicuramente. E...